E forse è entrato quel rigore, che partita avremmo visto? Ma sicuramente gli episodi non ci hanno favorito, perché quello era un buon momento per noi. Stavamo andando alti a prendere gli alti in attacco, loro stavano andando in difficoltà. Sicuramente ci avrebbe dato tantissimo quel gol sul rigore, però non posso dire niente, perché comunque Felipe se la sentiva e ci può stare di sbagliare il rigore. Che Verona hai visto? Perché insomma noi stiamo cercando di capire se veramente può puntare alla diretta o no. Da avversario che Verona hai visto? Ma a tratti ho visto una grande squadra, però come ho detto in alcuni momenti li abbiamo messi in difficoltà, magari se avessero avuto più continuità durante la partita, così, però siamo stati bravi anche noi in alcuni momenti a metterli in difficoltà, però sicuramente penso che il Verona potrà lottare per le prime due posizioni. C'è stato un momento in cui voi siete riusciti a metterli un pochino in difficoltà, è arrivato anche il calcio di rigore, mi dici come li hai visti un po' anche dal punto di vista psicologico, insomma nella gestione della palla, ti sono sembrati un po' frettolosi, ti sono sembrati insomma sereni nella gestione del pallone? Come ho detto prima, è a tratti, perché poi anche diciamo che il pubblico li ha messi lì, non era proprio dalla parte dei giocatori in alcuni momenti, quindi non è facile. Però se magari con questa vittoria hanno trovato un po' più di serenità, sono un'ottima squadra. Hai notato anche te che il Bentegodi era abbastanza freddo con la squadra oggi? Sì, si sentiva, infatti noi puntavamo anche su questo, magari andarli a prendere alti, non fargli prendere sicurezza e appunto poi soprattutto nel momento in cui c'è stato il calcio di rigore secondo me potevamo metterli molto in difficoltà. Però una curiosità, che effetto fa da giocatore quando senti uno stadio così? Chiaramente insomma voi eravate gli avversari oggi, però quando i propri tifosi sono così un po' distaccati. Diciamo che ci è capitato anche a noi, ovviamente non con questa cornice di pubblico, non è facile. E diciamo che può essere a volte un vantaggio per gli avversari. Grazie.